Amici appassionati di vinile, ben ritrovati. Claudio Cagnoni e Canzone in 33 giri. Oggi parliamo di Carlos Santana e del suo secondo album, ma sicuramente tra i più belli realizzati da questo grande artista, album che porta il titolo di Abraxas. Qualche informazione sull'album, come sempre, secondo abbiamo detto del gruppo di Santana, siamo abituati a dire i Santana, in realtà i Santana sono un gruppo, il gruppo porta il nome del leader della band di Carlos Santana, messicano naturalizzato poi americano. Album pubblicato nel settembre del 1970. Rispetto all'album precedente, al suo primo album, questo lavoro definisce in maniera più concreta lo stile iniziale di Santana, che poi è una fusione tra il suono tipico latino e le influenze rock and roll, soprattutto le influenze blues e jazz, che hanno reso questo album uno dei classici, sicuramente tra i più belli di sempre. Se vogliamo rifarci alla classifica della rivista Rolling Stone, che lo ha inserito un po' indietro, per la verità, al 250esimo, anzi scusatemi, al 200esimo, 205, la posizione esatta è 205. Ecco, questo è il posto nella sua lista dei 500 migliori album di sempre, però in termini di vendite l'album è stato sicuramente tra i più seguiti, tra i più acquistati. Doveva essere un disco interlocutorio con pezzi storici di mambo, esperimenti di jazz latino, invece fu proprio l'atto di nascita della poesia, delle mescolanze. Quasi senza saperlo, Santana e il suo gruppo inventò proprio la world music, applicando la lezione delle piccole strade, dei tuguri, dei vicoli messicani alla cultura occidentale. Considerato spesso come il migliore tra gli album di Santana, lo dicevamo poc'anzi, ebbe un enorme successo internazionale proprio per questa miscela di influenze latine con temi rock caratterizzati da overdrive, di chitarra, da questo modo molto, molto particolare, poi copiato da tanti, di suonare la chitarra, soprattutto di amplificare la chitarra che aveva Santana, proprio la scelta, ecco, la tecnica di piazzare davanti all'amplificatore un microfono, quindi di sfruttare questo effetto proprio tipico della sonorità di Carlos Santana. A questa sonorità, Carlos Santana, proprio già da questo album e poi nei successivi, seppe unire la sonorità dell'organo classico o organo Hammond che si voglia, insomma. Abraxas dimostrò al pubblico anche la versatilità stilistica del chitarrista messicano, di Carlos. Come in particolare nel brano Samba Pati, ma anche in altri, nell'altro che Neshabur, Samba Pati è questo esclusivamente strumentali, che poi danno proprio, che fanno emergere proprio la tecnica e la bravura strumentale, la bravura nell'interpretazione di Carlos Santana. Tutto questo insieme all'uso di congas, di altre percussioni latine che si rendono più evidenti in questo album rispetto al precedente, che saranno poi abbondantemente sfruttate nei successivi. In sottofondo abbiamo proprio l'ingresso di Black Magic Woman, ecco, voglio farvi ascoltare un po' più a lungo perché davvero merita. Grazie.
magic woman. I got a black magic woman, got me so blind I can't see. That she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Black Magic Woman, dunque, brano, secondo brano della facciata A di questo Abraxas, che in termini di vendite in Italia in modo particolare raggiunse la 13ª posizione tra gli album più venduti dell'anno successivo, dir la verità, nell'anno successivo alla data di pubblicazione. Un picco anche al 4º posto della classifica settimanale di vendite, poi nel 1999 l'entrata nella Grammy Hall of Fame Award, quindi un successo certificato per l'album. Il titolo dell'album Abraxas deriva da una citazione del libro Demian di Herman Hesse. Insomma, la storia di questi protagonisti che insomma si ritrovano a girare alla ricerca di un dipinto che lo hanno insomma guardato, lo hanno ammirato in tutti i modi. Il testo nella poesia dice lo abbiamo ammirato, lo abbiamo guardato, lo abbiamo pregato, lo abbiamo chiamato nostro amato, poi alla fine lo abbiamo chiamato Abraxas. Ecco qui l'origine del titolo. La copertina invece rappresenta un particolare del dipinto datato 1961 intitolato L'Annunciazione di Matti Clarvein. È difficile decidere quale sia la canzone più bella, anche solo la più rappresentativa di questo LP. Personalmente opterei per questa che abbiamo ascoltato, Black Magic Woman in medley, e qui lo sentiamo con Gypsy Queen. Però nell'album non si possono sottacere altre canzoni bellissime, abbiamo già citate Samba Patì oppure Olio Como Va, insomma tutte canzoni che meritano almeno l'ex aequo. Va detto anche che Black Magic Woman non è un brano scritto da Carlos Santana, è una canzone scritta da Peter Green, fondatore dei Fleetwood Mac, apparsa per la prima volta come singolo proprio dei Fleetwood Mac, dei primi Fleetwood Mac, quelli dove ancora figurava il fondatore Peter Green, nel 1968, in seguito poi inserita in altri album. Il successo lo raggiunse però grazie soprattutto all'interpretazione, alla versione che ne fece Santana, e anche il brano come singolo arrivò alla posizione numero 4 nella Billboard Hot 100 americana. Per la cronaca, il brano è stato inciso anche da Mina per l'album Sorelle Lumiere. Ecco in sottofondo Oye Como Va. Direi di ascoltarne ancora un pezzettino, merita. Sentite questo ritmo sincopato. E
E qui entra la chitarra di Carlos Santana, proprio l'elemento, il valore aggiunto, diciamolo pure, dell'intero album, ma di tutti gli album di questo straordinario artista. 1970, ricordo bene quel periodo, ricordo bene soprattutto questo album che nei momenti di svago, di divertimento di noi allora giovincelli, era tra gli album più suonati e più ballati. Ci si ritrovava a casa dell'uno o dell'altro, nelle cantine, proprio per ascoltare musica e anche per ballare. Questo era uno dei dischi più suonati. 1970, voglio ricordarvi alcuni episodi, alcuni fatti che caratterizzarono quell'anno. Ricorderete senz'altro una figura che poi da lì in poi è andata scomparendo, anzi proprio col 1970 è scomparsa del tutto, la centralinista della SIP. Il 1970, nello specifico il 31 ottobre del 1970, entra in funzione la teleselezione. E quindi quel nostro collegamento: buonasera signorina, vorrei questo numero della città, vorrei parlare con Milano, questo è il numero. E la signorina da dietro a quell'armadio pieno di buchi con cavi, che insomma queste erano le immagini che ci avevano trasferito nei film, o comunque magari avendo la possibilità di andare a visitare proprio i centralini con tutte le varie operatrici al lavoro, c'era stata trasmessa. Con l'entrata in funzione della teleselezione le signorine scompaiono, quindi entrano in funzione con un semplice prefisso. Da quel momento lì siamo stati messi nella condizione di poter chiamare in tutta Italia. Tra i paesi più industrializzati del mondo, l'Italia è stato il sesto paese ad attivare la teleselezione. Ma quello è stato l'anno 1970 anche un po' dello scioglimento ufficiale del gruppo dei Beatles, che avevano da pochissimo, proprio all'inizio dell'anno, iniziato la registrazione del loro ultimo lavoro, Let It Be, e poi sarebbero andati proprio nel mese di dicembre a compiere l'atto formale da un notaio per sancire lo scioglimento. Il compito toccò a Paul McCartney sancire lo scioglimento del gruppo. 1970 è anche l'anno dei mondiali in Messico ed è quindi l'anno della ben nota, famosissima e storica sfida tra Italia e Germania Ovest, finita al cardiopalma, insomma, con il 4-3 nei tempi supplementari. È stato anche un anno di molte altre cose, ma sicuramente le vedremo in una prossima occasione con un altro disco. Per il momento è tutto. Abraxas e i dischi, i brani che abbiamo sentito, Black Magic Woman tra tutti, Oye Como Va, ma vi consiglio davvero l'ascolto di tutto l'album. Vi ricordo che lo potrete fare, se vorrete, andando sulla pagina Facebook di Canzoni in 33 giri, e poi andando a vedere proprio sulla pagina Facebook i link che collegano ai siti che offrono l'ascolto di tutte le canzoni. Mentre invece questa puntata, se vorrete, la potrete riascoltare e rivedere sempre in rete su Vercelli Web TV. Grazie a tutti voi, arrivederci a presto da Claudio Cagnoni.